Lo straordinario castello di lettere ospitato in questa meravigliosa sera d'estate, oltre 50 chef provenienti da tutta la Campania per la quarta edizione di Cenando sotto un cielo diverso, manifestazione che unisce arte, musica e soprattutto buon cibo per abbattere le diversità. La quarta edizione sta crescendo tantissimo. Io scrivo nei post, siamo una grande famiglia, perché effettivamente unisce tantissime realtà, unisce tanti chef, unisce produttori, tante persone che hanno voglia di far emergere e far prendere luce a questi tori molto molto belli, però purtroppo non è che hanno tutta questa luce. Paragonando, ecco, il Castello di Lettere, che è una location bellissima, molte persone non lo conoscono, magari tendono ad andare in penisola dove c'è già una luce ed è bellissima anche la penisola e la costiera, però abbiamo anche queste zone un po' più nell'entroterra che vanno valorizzate. Tra gli obiettivi ovviamente anche abbattere le diversità, e ricordiamolo anche quello che è un po' lo spirito di questa manifestazione. Sì, diciamo il cuore della manifestazione è proprio l'inclusione sociale. Io ci tengo tanto, infatti stasera ci stanno non udenti, non vedenti, insomma tantissime associazioni che trattano il disagio e quindi che sono presenti sul territorio e danno una mano. È una soddisfazione e un orgoglio per la città che rappresento, ma soprattutto è un orgoglio perché dopo tanti anni una manifestazione del genere cade a pennello, perché per la prima volta nella storia del Comune di Lettere i diversamente abili potranno accedere alla Rocca. Quindi è una serata che ha un duplice significato, il significato dell'attrazione turistica e sicuramente del sito che ha acquistato a seguito dei lavori un valore aggiunto che è stato certificato dal Ministro con un decreto del 26 gennaio nel quale è stato indicato come luogo di attrazione turistica archeologico di caratura nazionale. Quindi questa attestazione però trova conforto e riscontro anche in quello che è un dato concreto, cioè la serata Cenando sotto un cielo diverso, con la partecipazione di associazioni diversamente abili che dopo anni, anzi direi per la prima volta nella storia della città di Lettere, avranno accesso alla Rocca. Lo spirito è sempre quello che ci contraddistingue, quello di portare in auge la nostra cucina, quella di far conoscere il nostro territorio, una terra ricca di sapori, di tradizioni, ancora per fortuna con un grosso paniere agroalimentare, dove praticamente in questo periodo la fa da regina sia il pomodoro, il cipollotto nocerino e ben venga, visto che siamo all'inizio dell'estate, la melanzana e il peperoncino verde friarillo. Quando mi hanno invitato e ho capito di cosa si trattava, non ho esitato a dire subito di sì. Uno, perché mi piace stare in mezzo alla gente, due, per il posto, perché sono molto legato a queste zone, ci ho lavorato tanto. Qui e poi una splendida cornice come questa non potevo mancare.